La gente non ha capito bene il nuovo decreto, quali sono le differenze tra le varie zone d'Italia. Ho contattato due persone direttamente dalle zone interessate in modo che abbiamo una testimonianza sulle varie zone d'Italia: zona gialla, zona arancione e zona rossa. Poi io sono in zona gialla, no? Ad esempio, parliamo dei ristoranti. Io posso mangiare al ristorante fino alle 18. Io invece posso mangiare al ristorante, ma soltanto da asporto. Io ho chiuso il ristorante. Io posso mangiare al centro commerciale, ma in settimana. Invece posso fare la spesa al centro commerciale, ma mangio a casa. Io fra un po' mi mangio il cane. Ai musei, alle mostre io non posso andare. Neanche io posso andare ai musei e alle mostre. Io non ci andavo manco prima, me ne frega un cazzo proprio le mostre. Io posso allenarmi nel mio centro sportivo. Io posso andare a correre al parco. La polizia mi ha fermato sul Tapirulan. Invece sul movimento io a parte di notte posso andare abbastanza ovunque. Io invece non posso cambiare né regione né comune. Io per andare al cesso devo fare l'autocertificazione. Da me sono chiuse le università. Da me sono chiusi anche i licei. Io all'elementare ci posso andare però. Da me il trasporto pubblico è stato ridotto. Da me l'autobus si può riempire solo al 50%. Da noi può più all'autobus solo l'autista. Per quanto riguarda le sale bingo e le sale scommesse ci sono delle regole. Da me è tutto chiuso, ma tanto io non ci sono quasi mai andato, quindi. Anche da me è tutto chiuso, ma almeno risparmio un po' di soldi. A me mi cercano gli zingari. Ah, no. La prostituzione, beh, ovviamente è illegale, la sempre, però da me qualcuna in strada c'è. No, da me in strada nessuno, al massimo qualcuno a casa. Mia moglie lavora solo con la mascherina. No. Solo con la restrizione lì. Comunque vogliamo mandare agli italiani un messaggio di speranza, perché uniti ce la faremo. Sì, sì, tutti insieme ce la faremo. Anche se ve la fate tutti insieme, la mascherina la toglie mia moglie. Ma no. Quest'altra rubrica. Posso dire che questa rubrica era un vi è mai capitato, ma con uno che faceva ridere.